Purtroppo, come era nelle previsioni, i tanti malati di Covid-19, cioè quelli che hanno sviluppato la malattia polmonare che deriva dal nuovo coronavirus, hanno rapidissimamente intasato soprattutto le rianimazioni, le aree critiche che hanno dei posti limitati in Lombardia, purtroppo in sofferenza il Veneto, l'Emilia-Romagna. Si teme, questo è il timore, che questa situazione possa trasferirsi al resto del paese, però a parte questo, tutti gli altri, chi soffre di tumore, chi ha il diabete, la pressione alta, insomma i milioni di italiani che sono in cura per malattie croniche, con questa emergenza, in questi giorni, che tipo di supporto sanitario riescono ad ottenere? Salute, professore. Allora, innanzitutto partiamo dall'emergenza, perché i posti sono quelli, anche se si stanno raddoppiando. I posti stanno aumentando, le rianimazioni stanno aumentando la loro dotazione nei limiti del possibile. Un gran numero di pazienti però stazionano e vengono ricoverati nelle cosiddette aree mediche, quindi medicina interna in particolare, anche le pneumologie e altri reparti che possano dedicarsi a questi pazienti. Il problema è che i reparti si stanno intasando e sono occupati tutti da pazienti con Covid. Molto rapidamente, che è quello che bisogna evitare, cioè che ci sia l'ondata tutti insieme e quindi non sia più gestibile. Professore, moltissimi ospedali in tutta Italia hanno disdetto interventi che erano programmati ma non urgenti, hanno chiuso ambulatori, hanno rimandato visite specialistiche. Ora magari nessuno muore se non fa la visita della vista o dell'udito oggi piuttosto che fra due settimane, ma tutti gli altri, quelli seri, quelli che hanno il diabete, la pressione alta e altre malattie come quelle oncologiche, che cure stanno avendo? È chiaro che questo è l'ennesimo problema che questa emergenza sta creando, dei pazienti non Covid che devono continuare ad essere assistiti dal Servizio Sanitario Nazionale. C'è la necessità di ricovero, ma non si trova posto letto, si stanno creando dei percorsi perché il paziente possa essere destinato in strutture non Covid, il paziente Covid in strutture di tipo contumaciale, tipo sanatoriale, dove possano essere concentrati, perché noi agli altri pazienti dobbiamo pensare, il paziente che ha un infarto, che ha un'insufficienza respiratoria non legata al Covid, che ha un'insufficienza renale o deve fare un trattamento dialitico, questi pazienti devono continuare a essere assistiti, quindi bisogna creare dei percorsi paralleli che possano accogliere, magari non nello stesso ospedale dove sono stati seguiti fino a quel momento, ma in altre strutture, in modo che la loro salute possa essere tutelata. Per gli ambulatori è chiaro che dovremo ridurre all'essenziale, alla necessità dei pazienti. Ma non si possono chiudere però? A mio avviso non si possono chiudere, il decreto prevede la chiusura o prevede comunque la grossa riduzione, secondo me bisogna fare dei contingenti previsti di visite che possano essere destinate ai pazienti che necessariamente hanno necessità della visita ambulatoriale. Pensi a tutti quelli che hanno piani terapeutici per tanti farmaci somministrati con il piano terapeutico e che hanno bisogno di tornare in ospedale per il rinnovo. Allora o si rinnova automaticamente o si prevede che il rinnovo venga per via telematica.